Siamo nella nuova sede della comunità di Sant'Egidio a Palermo, siamo in via Macqueda, in pieno centro storico, dove vengono offerti diversi servizi alle famiglie più bisognose della città. La struttura di Sant'Egidio è stata data in comodato d'uso dalla banca Unicredit, proprio per aiutare quelle che sono appunto le persone, le famiglie, le numerose famiglie bisognose della città. Attualmente noi facciamo distribuzione alimentare per circa 500 famiglie del centro storico. Presto avremo altre richieste, quindi sicuramente il numero aumenterà. Inizieremo anche a fare altre attività, come per esempio l'assistenza legale. Alcuni avvocati si sono resi disponibili per questo importante servizio. Allora, oggi arriveranno circa una cinquantina di famiglie storiche, di quelle che aiutiamo già da diversi anni. Noi diamo loro un sacco spese, diciamo, con tutti i generi alimentari sufficienti per un mese, diciamo, per andare avanti un mese. I generi alimentari noi li procuriamo attraverso il banco alimentare, ma anche con donazioni sia in generi alimentari che donazioni economiche che poi noi acquistiamo, diciamo, i prodotti. Intanto questa struttura ci è stata data in comodato d'uso dall'Unicredit, quindi diciamo con l'idea di offrire servizi per il centro storico. Abbiamo pensato di dedicare questa struttura, diciamo, a due ragazzi africani che nel 99 hanno tentato il viaggio della speranza e purtroppo imbarcandosi clandestinamente in un aereo, e durante il viaggio purtroppo sono morti assiderati perché si erano nascosti nel vano carrello del Boeing 747 che da Conakry, che è la capitale della Guinea Conakry, arrivava a Bruxelles. E quindi la comunità da allora ricorda questi ragazzi e noi abbiamo voluto dedicare questa struttura a Yagin e Fadè. Sono generi di prima necessità, la pasta, il latte, l'olio, quest'anno c'è stata abbondanza di olio, salumi, formaggi, poi il sugo e anche prodotti per bambini come omogenizzati e tutto quello che serve per la colazione. E riguardo questi servizi a Sant'Egidio sono importanti? Certo, per i bambini, perché abbiamo due bambini minorenne, sono piccoline e cercano di arrangiarci per dargli da mangiare. Per i bambini la pasta, i succhi di frutta, omogeneizzate, latte, questo di qua. Loro mi aiutano per la spesa. Bambini? Sì, ce l'ho tre bambini. Mi aiutano. È importante questo servizio? Certo, è importantissimo per noi. Lei di dov'è? Marocco. Perché io lavoravo prima e non lavoro più. Sono stata nel sentiero del lavoro. A questo momento ho il bisogno, c'è una mia amica che aiutano lei per pannolini, cosa, e mi ha detto a me, e sono venuta, mi hanno dato la spesa, cosa. Mia tre figlie, uno è 12 anni, secondo è 10 anni, terza 9 anni, mio marito lavora poco. Okay. Di dove siete voi? Ghana.